signori miei. La signora Frola. Oh, la signora Frola. La signora Frola? La signora Frola è pazza. Pazza? Sì, 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 da 4 anni, 4. È pazza? Ma a me non pare affatto. Non pare, ma è pazza e la sua pazzia consiste nel credere che io non voglia farle vedere la figlia. Che tristezza. E lei non le fa vedere la figlia? Povera donna, ma quale figlia? Quale figlia? Sua figlia è morta 4 anni fa. Morta? Sì, sì, appunto, da 4 anni. È diventata pazza per questo. Ma mi scusi, ma se sua figlia è morta, chi è quella che vive con lei? Ah, quella. Quella l'ho sposata 2 anni fa. È la mia seconda moglie. Seconda? Ma allora lei crede ancora che sia sua figlia? Ah, sì, guardi, questa è la sua fortuna, se così può dirsi. Pensi che un giorno mi vide passeggiare per strada con la mia seconda moglie. Chi pensò di vedere? La povera signora Flora? Chi? Pensò di vedere nella mia seconda moglie, di riconoscere sua figlia. Riconoscere, ha scritto? Sì, ho ragione. Viva e vegeta! E cominciò a tremare. Tremava, come una foglia, tremava. E cominciò a piangere e ridere insieme. Insieme. Piangere, ridere, proprio come... E così da quel momento però è come se si sollevò da quella disperazione in cui era caduta per sprofondare in quest'altra follia. Certo, poi alla fine è come se fosse guarita, è praticamente normale, diciamo. Certo, si ostina a credere ancora che mia moglie sia sua figlia. Si ostina a credere che io non gliela voglia far vedere. Però per il resto è come se fosse davvero guarita. Tanto che a sentirla parlare quando parla non sembra affatto pazza. Non sembra affatto pazza, assolutamente. Sì, e poi sembra serena così com'è. Beh, perché io, come si fa in questi casi, cerco di assecondarla in ogni cosa. Faccio anche molti, molti sacrifici. Ah, sì? Tipo? Per esempio, devo tenere 2 case. 2 case? Mamma mia, chissà che costi. Non le dico. E poi devo costringere mia moglie a fingere. Fingere l'ha scritto. Ora lo scrivo tu. Sì. A fingere di essere ancora sua figlia. E mia moglie si presta, caritatevolmente si presta. E sa cosa fa? Si affaccia al balcone, si affaccia dalla finestra. Affaccia. Si affaccia. E le parla, le scrive. Insomma, però, signori miei, potete capire che tutto ha un limite, insomma. È certo che mia moglie fa di tutto, ma non può certo sostituire, non può certo convivere con lei, non può sostituire in tutto e per tutto sua figlia. No. Certo che come ce l'ha raccontata ora, tutto chiaro. Voi capirete che era mio dovere venire qua a dirvi le cose come stanno realmente. Perché non sia mai che voi crediate che io per gelosia o altro non faccia vedere a una povera madre la figlia. Ora vi ringrazio per l'attenzione che avete voluto dedicarmi e dopo il disturbo.